Siamo, signori e signori, uno scoop incredibile, è di nuovo qua tra noi, è di nuovo qua tra noi. Voi forse non lo riconoscete, ma io l'ho riconosciuto subito. Una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. È lui, è il mitico Pino, è il nostro Pino. Ciao Pino! Buonasera, ciao ragazzi, siamo di nuovo qua. Eh sì, perché tu sei un grande cantante nella nostra sala YouTube. Ciao! Hai fatto strage, giusto? Sì, alla grandissima, sono andati alla grande quella sera lì. Eh sì, perché per i nostri ascoltatori lui è soprannominato Pino. Dillo te che mi piace di più, che lo dici te. Dillo te il titolo del tuo video, del tuo successo mondiale, Pino. Pino e le sue schiave? Esatto, perché quando ha fatto il video da noi era circondato da gnocchi incredibili, giusto? Una più bella dell'altra, ma stasera ne hai una ancora più bella. Meravigliosa. Puoi dire qualcosa intanto che non ci ascolta e poi vedrà il video? A lei? Eh sì, dai. È meravigliosa e... Guarda di là. Non stiamo parlando di te. Di cosa pensi? Meravigliosa, l'unica cosa che come tutte le donne a volte le capisci è in C. Ah sì, ma quello è un classico, non capisci un classico. Anche se è così, l'amo ugualmente. L'ami ugualmente, quindi deve essere una dichiarazione il giorno della festa della donna. È proprio vero, sì. Sì. Sei sincero, Pino? Sincerissimo. Guarda in telecamera con la faccia della sincerità. Perfetto, possiamo svelare la nostra misteriosa donna? Possiamo inquadrarla? Ok, allora facciamo pure. Adesso in un attimo inquadreremo, facciamo le domande. E lei, eccola lì, la donna del mistero, la fantastica donna che è riuscita a stregare il nostro Pino. Sei tu che sei riuscita a stregare Pino, lo sai? Sì. Lo sapevi? Sì e no. Non sei ancora sicura di averlo stregare, perché Pino è un ragazzo indomabile. È molto indomabile. Ma tu hai qualche tecnica per domarlo? Ce l'avevo tempo fa, adesso non lo so più se ce l'ho ancora. Ma cos'è, un frustino, manette, cosa del genere? O... Anche quello, perché Pino piace essere frustato, giusto? Bellissimo, guarda. Così, con un po' di sfumature di grigio, una cosa del genere. Un po' di tutto. Sì, perché lui ha un po' di sfumature di grigio che fanno molto frustino. Sì. Bello, quindi tu come ti chiami? Barbara. Allora, vuoi fare una piccola dichiarazione al nostro Pino, tanto che non ci sente, che è lontanissimo? No. Guarda che lui te l'ha fatta, eh? Ma è lui che la doveva fare stasera. Ah, quindi ce l'abbiamo fatta, nostro Pino. Guarda, ci sei riuscita, hai visto? Allora dai, domani... Sei riuscito, la prossima volta lo faccio io. Va bene, allora ti aspetto, la prossima volta farò la dichiarazione a Pino e intanto domani andrai sul sito del convento www.convento.it a vedere la sua, va bene? Va bene, ok. Manda un bacio in camera come se lo mandassi a Pino. Più sensuale? Perfetto, bravissima, brava. Grazie.